Ragazzi, finalmente si cambia aria. Siamo in una nuova città. Ah, che posto carino, ragazzi. Mi piace. A me sembra davvero un posto super divertente in dove stare. Troppi colori. È tutto così colorato. Buamo. Ma come, ragazzi? Dai, facciamo qualcosa. Avete qualche idea per iniziare questa avventura in questa nuova città? Non so nemmeno perché sono qui. Vabbè, tu sei la solita. Non ho ancora visto il negozio di vestiti. Va bene, allora decido io dove andare. Andremo lì. Cosa ci dobbiamo fare all'asilo? Aspetta, Franci, ma dove state andando, ragazzi? Ma davvero stiamo andando all'asilo? Ma siete impazziti? Lara, non vorrei andarci anche tu, spero, giusto? Io seguo Franci, mica sto qua con te. Ma scusate, io non ci voglio andare in uno stupido asilo. Ah, va bene, andiamo. Ah, andiamo da questi qui. Ragazzi? Ragazzi, siete voi? Pinky? Lara? Franci? Perché siete dei piccoli barbocchi? Che cosa? Già non ti capisco quando parli normalmente. Adesso che cosa state dicendo? Ragazzi, perché siete piccoli? Oh mio Dio. Usciamo subito, ragazzi, venite, dai. Magari uscendo possiamo potete diventare... Dove state andando? Dove state andando? Ehi, fermi tutti, oh! Lara, non te la dare. Lara, no! Aspettate! Dove state andando? Ragazzi, ma devo trovare i miei amici, sono spariti. Dove sono andati? E perché sono piccoli, soprattutto? Già sono insopportabili da grande. Poi sì, devo... Oh, Franci, eccoti! Che stai facendo? Vieni qua, vieni subito qua. Franci, che cosa stai facendo? Dove vuoi andare? Perché sei piccolo? So che sai parlare, parlami di qualcosa. Mamma? Ma che mamma? Sono la tua fidanzata! Ma stai scherzando? Eh? Che stai dicendo? Mamma! Oh mio Dio, ragazzi, che sta succedendo? Io non sono tua mamma, mi dispiace, ok? Mamma, ho fame! Tu pensi che io ti darò da mangiare? Mamma, nutrimi! Ma Franci, io sono la tua... Adesso! Oh? Ok, ti terrò da mangiare, ti terrò da mangiare, non ti preoccupare. Ti rendi conto? Adesso deve essere anche la la mamma del mio fidanzato. Ok, dove ti do da mangiare? Ok, classroom, no, qua scendiamo giù. Oh, cavolo, mi devo pure addirittura prendere cura di questo barbocchio. Oh, ok, qua c'è la cucina, quindi in teoria qua gli posso dare da mangiare. Ok, siediti qua, per favore, tieni. Perfetto, stai lì, non ti muovi, mi raccomando, aspetta che ti prendo il latte. Ma che sto facendo? Davvero mi sto prendendo cura di Franci da bambina, ma perché poi è diventato piccolo? Ok, facciamo questo latte. Ecco qua, e adesso che abbiamo il latte, vieni qui piccolino e prendi questo latte. Oh mio Dio, sto davvero dando il latte al mio fidanzato. Questa cosa è così imbarazzante. Ancora? Ma che ancora? Così diventi un ciccione enorme. Scusa, più latte. No, non posso darti più latte, Franci. Ma stai scherzando? Io voglio più latte. Ma Franci, no, dove stai andando? Non puoi prendere il latte. No, diventi ancora più ciccione di prima. Franci, non farlo. Oddio, vieni in braccio, ferma, brutto bambino del cavolo. Oh, preso. Senti, adesso ti metto in punizione. Sono stanca di questa situazione, di quello che stai facendo. Io... Oh, che c'è adesso? Troppo latte. Che cosa hai bevuto? Ah! Oh mio Dio! Che schifo! Terra, sta vomitando tutto! Che cosa orribile! Già, il mio fidanzato fa schifo. Quando da piccolo fa ancora più schifo! Io devo andare in bagno. Beh, ti sei vomitato tutto, immagino. Sto per farmelo addosso. Come te lo stai facendo addosso? No, non farlo addosso, che schifo! Accompagnami! Sì, sto arrivando, mio Dio! Vieni, siediti qua, fai tutta la cacca che vuoi, ok? Oh mio Dio, che cosa hai fatto, Franci? Devi farlo nel gabinetto! Oh, ora mi devi cambiare. Allora, con calma, cambiamoti. Allora, prendiamo il pannolino, ci siamo. E adesso cambiamo questa cosa. Mi sto per vomitare. Che schifo! Ma io non voglio! Ma che cosa, non puoi toglierti la cacca dal sedere? Ma stai scherzando? Togliti! Oh, almeno sei felice adesso? Voglio puzzare. Ma che problemi ha questo bambino? Ma dove stai andando? Dove stai andando adesso? Ehi, giochiamo! Ma come vuoi giocare? Franci, devi ritornare grande. Non abbiamo tempo per giocare. C'è sempre tempo per giocare. No, non ne abbiamo. Tu devi diventare grande. È ora. Che cosa è ora? Voglio nuotare. Ma il mare è lontano da qua. Non possiamo andare a nuotare. Voglio nuotare.
Ok, 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 ti ci porto. Oh mio Dio, questo bambino non è un bambino, è una bestia. Una bestia, assolutamente una bestia. Andiamo a nuotare, che cavolo. Eccoci qua, siamo al mare, così non piangi più. Mi raccomando, non entrare in acqua senza di me, perché sarebbe davvero un problema. Su, sediamoci qua e ti bagni i piedini, ok? Mi raccomando. Tuffo bomba! No, aspetta, Franci, Franci. Oh mio Dio, Franci sta infuocando. Oh no, 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 Franci, oh mio Dio. Oh mio Dio, ti vedo, ci sono io. Franci, tutto a posto, dimmi che respiri. Sei vivo, sei vivo. Oh no, sta affogando, devo fare qualcosa. Io non sono un bagnino, ma ok, ci provo. 3, 2, 1, prendi, prendi questo. Calcio, 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 sputa l'acqua. Oh mio Dio, ma devo risputare l'acqua, non quello che hai mangiato. Che schifo, sono piena di cacca e vomito. Sto da piangere. È stato divertente, divertente. Dove è stato divertente, ok? Rifacciamolo! No, 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 no! Basta, senti, è meglio giocare a qualcosa di meno pericoloso. L'acqua è molto pericolosa, ok? Non piangere! Ora del disegnino. Oh, finalmente facciamo almeno qualcosa di poco pericoloso. Ma cos'è questa storia che è diventato piccolo? È davvero fastidioso. Senti, adesso che si sta rilassando, io leggo il mio fumetto, che si può trovare in tutte le librerie, nel link in descrizione su Amazon, e mi rilasso, ok? Ti faccio un bel ritratto. Oh, davvero? Oh, che carino, Franci. Ma fai vedere questo ritratto? Le orecchie da maialino, la codi... aspetta, aspetta. Orecchie da maialino? Sì, ecco a te, guardalo. Dammi qua. Io sarei questa? Un maiale? Ma è anche lo scorreggino, carino, carino. Non è carino, carino, è terribile. Come dice che io sarei un maiale? E poi, scusa, tu sei Robby Pig. Io non sono un maiale, ok? Aspetta, non ti piace? Non che non mi piace, perché dovrebbe piacermi una cosa del genere. Ma io non ho nemmeno considerato. Che bello! Non te lo dirò mai! Per favore! Ma perché, solo perché sei un bambino ti devo accontentare? Per favore! Ti prego, stai zitto! Ti prego! Ok, va bene, è bello, va bene, è bello. Non voglio sentirti più, ti odio, non ti sopporto! Sì! Oh mio Dio! Sì! Diventato grande! Finalmente eri insopportabile. Già da grande sei davvero una cosa orribile. Immagino da piccolo. Ciao, amore Pig! Oh, amore Pig, un cavolo, aspetta. Se tu sei ritornato grande, è perché io ti ho reso felice. Ecco perché ho dovuto accontentarti di tutto per farti ritornare grande. Devo trovare gli altri e fare lo stesso allora. Oh, wow, buona fortuna, Robby Pig. Non sono Robby Pig! Oh, andiamo dagli altri, insopportabile anche da grande. Allora, sto cercando Pig in questo momento, anche perché all'inizio aveva detto che voleva entrare in questo negozio. Sono sicura che la troverò qui dentro. Pig, oh mio Dio, che brutta che sei da piccola. Oh, non ti offendere. Non so scegliere i vestiti. Oh no, che cosa vuoi fare, Pig? Dai, non c'è bisogno di scegliere i vestiti. Andiamocene da qui, no? Hai dei vestitini carini già. E non ho Bobux. Oh no, devo spendere soldi per farti vestire, davvero? Rosa, comprami questi. Tutti in rosa, tutti. Mi servono i vestiti. Ora mi metto ad urlare. Oh, non ti urlare, non urlare. Ok, va bene, non ti preoccupare, Pichi. Non piangere, ti prego, non piangere. Stai ferma qui e adesso prepareremo tutti i vestiti finché non troviamo quello che ti piace, va bene? Ti piace come idea? Ok. Oh mio Dio, già inizia l'inferno. Ok, allora proviamo col primo vestito. Dovrò spendere un bel po' di soldi. Fatti cambiare. Dolce come un bijou. Quasi mi verrebbe da mangiarti, Pichi. Ma che carina che sei, bellissimo, no? Va bene? No. Oh, ti prego, se ti piace così puoi tornare grande. Ti deve piacere per forza. Oh, va bene. Visto che non accetti i miei dolci, allora proveremo un altro vestito. Allora, vieni qua che ti cambio. Tun. Tururum. Vedi, sei molto sospetta. Non piace. Oh mio Dio, ma che cosa c'è che non va? Mi piace da morire. Potresti uccidere qualcuno con questa cosa. Non lo voglio. Oh, e va bene, va bene. Io che volevo già lanciarti dall'astronave. Va bene, ok. Cambiamo altro vestito. Among Us non va bene. Oh no, non ti volevo mettere questo vestito. È partito Squid Game. Cosa sono? Sei la bambola, ti prego. Non cominciare a contare, ok? Non fare un 2-3 stella. 1, 2. Oh mio Dio, lo devo prendere. 3 Stella! Non mi muovo. Sono immobile. Per favore, fatti prendere, Pichi. Devo cambiare al più presto.
Gioco 2. Presa, presa. Cambia. Ah, è stato faticoso, ma ce l'abbiamo fatta. Com'è questo vestito? Sì, mi piace, solo perché sei vestita da principessa. Bene, allora che ne dici di tornare grande, visto che sei felice, no? Non hai bisogno di più niente. Una principessa senza cavallo. Cavallo? Sì, voglio un pony. Ma io dove te lo trovo un pony? Voglio un pony! Ok, ti prendiamo, andiamo a prendere questo pony. Non ti preoccupare, voglio morire. Che scatola, Belly, eppure arrabbiata. Guarda, Pinky, guarda che cosa c'è qua. Ecco i pony che volevi. Su, sali qua sopra, tadan. Sei felice adesso? Torna grande. Serva? A chi? In che senso serva? Ora sei la mia serva, perché sono una principessa e ho sede. Oh mio Dio, non dimmi che adesso mi ordina di fare cose. Portami da bere. Oh mio Dio. Allora, ti ho dato da bere. Adesso, gentilmente, puoi diventare grande. Io voglio ridere. Ridere? Come faccio? Ti faccio ridere? Mi annoio. Ok, Robby, impegnati. Se lei sarà felice, diventerà grande. Quindi è il momento di farti ridere. Ti farò ridere così tanto che ti metterai a piangere. Faccio ridere, no? No. Come non faccio ridere? E questo? Di più. Ok. Capito, prendo una cosa del lì. Ah, guarda che dolore. Mi sono fatto insieme alla schiena. Ah, ma tu ridi del fatto che mi faccio male. Pinky, sei cattiva, aia. E adesso portami al castello. Castello? E dove te lo trovo un castello adesso? Ok, facciamo quello che vuole. Devo farla diventare grande. È davvero, davvero bisognosa, Pinky, da bambina. Ha bisogno di un sacco di cose per essere felice. Dove lo trovo adesso un castello? Penso di aver avuto un'idea. Di qua. Mia principessa, volevo farle vedere il suo enorme castello, direi che è perfetto per una principessa come lei, no? Oh, gli piace, ti prego. Sii felice. Wow, è gigante. È bellissimo. Lo approvo. Oh mio Dio, Pinky, sei tornata grande. Certo che da bambina sei davvero antipatica, te lo posso dire. Amo, ma che vuoi? Andata con la corona. Sì, ma con la corona, proprio, si vede. Senti, vado a cercare Reroll. Oh, Lara, vediamo chi trovo adesso. Sto letteralmente cercando ovunque. L'unica cosa che ho trovato è questo labirinto, sperando che qualcuno sia qui dentro. Ehi, c'è qualcuno che mi sa... Reroll? Oh mio Dio, stai bene? Perché stai piangendo? Hai qualche problema? Posso aiutarti? Vai via! Che succede, Reroll? Cosa piangi? Non ti ho mai visto piangere, anche se effettivamente c'è un problema grave allora, eh? Mi sono fatto male! Ma proprio tanto male! Come tanto male? Oh mio Dio, Reroll! Aspetta, vieni! Come hai male? Ti devo aiutare assolutamente! Oh mio Dio, tu sei veramente fra tutti quelli che ho trovato quello più grave! Non pensavo che ti saresti fatto male! Non dovevi scappare! Oh cavolo! Ok, qua c'è un ospedale perfetto, proprio qua davanti! Dai, ti devo curare! Allora, mettiti nella sediolina! Non piangere, ti giuro che ti curerò al più presto! Allora, prima di tutto direi di andare sopra al più presto a fare una scansione del tuo corpo! Dobbiamo capire che problema hai, ecco, è di qua in teoria. Oh mio Dio, povero Reroll, quasi mi fai tenerezza, devo dire. Ok, sala X-ray, mettiti qua sul lettino. Perfetto, adesso facciamo un bel X-ray. Oh, che succede? Hai il cuore spezzato. Aspetta, questo non dovrebbe essere un problema. Come fai ad avere il cuore spezzato, Reroll? Che cosa succede? Sì, perché nessuno mi vuole bene. Non giocano con me. Ho ereditato una fidanzatina. Ma nessuno mi vuole. No, mio Dio, baby Reroll, sei la cosa più tenera del mondo. Tranquilla, c'è Robby che ti porterà una fidanzatina, te lo giuro. Allora, aspetta, non piangere più, ok? Prendi un bel respiro che adesso ti giuro che ti aiuterò. Lo faresti davvero? Te lo giuro. Allora, prima di tutto ti organizzerò un bel appuntamento. Sì, esattamente, un bellissimo appuntamento. Ti cambierò i vestitini e poi sicuramente ci saranno un sacco di ragazze che ti vogliono. Certo, un sacco di bambine pronte a volerti. Mettiamo un bel vestitino. Tada, guarda che sei carino, Reroll. Sei proprio un figo.
figurino. Che carino. Ce lo dici tu, ok. Ok, perfetto. E adesso è il momento di trovare una fidanzatina. Andrò al centro adozioni. Ma ditemi quanto è bello nei commenti. Renol da 1 a 10. Da piccolino è adorabile. Per me è un 10. Ed eccoci qua, il centro adozioni. Ci sarà una bambina da qualche parte. Oh, eccolo, eccolo, c'è una bambina. Ciao Charlotte, posso fare un attimo la tua attenzione? Non è che per caso cercheresti, vorresti fare un appuntamento con un bambino molto molto bello? Giochiamo? No, un appuntamentino. Un ragazzo bellissimo, giuro. Vuoi giocare con me? Immagino che giocherà con te. Va bene, perfetto. Ok, sono lì, sembra andare tutto bene. Dai Reroll, digli qualcosa, conquistala. Ciao, mi piacciono i tuoi capelli, sei tanto carina. Bravo, bravissimo, continua così. Ah, grazie, tu sei... tutto blu. Sì, bello, vero? Io odio il blu, non mi piaci, non voglio più giocare con te. Ma, aspetta, no, non te la dai, bambina. Oh no, Reroll. Tutto ok? No, non piangere, no! Non ti preoccupare, Reroll. Capita di avere il cuore infranto. Senti, posso fare altro per te? Voglio stare da solo al parco. Va bene, ti ci porto subito. Tranquillo, Reroll, andrà tutto meglio. Dai, Reroll, ma come mai lo spingi tu? Ma quanto sei forte? Oh mio Dio, ragazzi, c'è Reroll che si sta allenando da ore e ore. Ma perché? Sta addirittura riuscendo a girare la ruota con me sopra. Ora sono fortissimo. Adesso sono bello. Oddio, Reroll, sei tornato normale. Perfetto, ho fatto tutto da solo. Che antipatico, eri molto più carino da bambino, ok? Sono contento che sei tornato grande, ma adesso manca l'ultima persona. Manca Lara. Ragazzi, ho trovato Lara. Lara, ferma, che cos'è questa macchina? Ferma! Ok, la devo fermare. Vai, vieni qua, oh mio Dio, eccola qua. Bloccata, ferma subito. Oh, che stai facendo? Lasciami, no, che non ti lascio. Lara, cosa vuoi... per accontentarti, per tornare grande, insomma. Non ti sopporta, anche da piccola sei antipatica. Che mi lasci in pace. No, non vorresti fare qualcosa? Giocare insieme, magari? Con te non ci gioco. Dai, cerca di essere collaborativa un pochino, dai. Va bene, allora facciamo una gara. Ah, una gara, va bene. Sai che ci ti batterò, giusto? Una gara di macchinine. Nulla di più facile. Sei pronta, Lara? Mangerai la mia polvere. Aspetta, non potevi iniziare così. Via. Oh mio Dio, ragazzi, devo batterla. Ma come, ma è super lenta. Ma è una bambina. Si sta pure affaticando. Guardate la faccia. Stupida Lara. Pensare che tu volevi battere me. Ti sto non sbattendo, strabattendo. Sto arrivando. Mi sa che ho proprio vinto. Sì, vabbè, lei in fondo. One eternity later. Lara, tutto ok? Mi sembri un po' stanca, ci hai messo un pochettino. E indovina chi ha vinto? Io. Ah, un'altra sfida hai varato. Va bene, dimmi pure. Chi fa 3 punti per prima vince. Sei pronta, Lara? Io sto già cominciando. Sono pronta. No, ti batterò. 1, 2 e 3, Lara, mi dispiace. Ci sono quasi. Ma che cosa? Ti ho appena battuta di nuovo. Basta, allora un'altra sfida. Non capisco, ragazzi, però io sto vincendo tutte le sfide, ma lei non diventa grande. Ok, andiamo per un'altra sfida, non ti preoccupare. Concentrazione assoluta. Adesso ti batterò anche a 0 per, ma... aspetta, perché devo... farla vincere, per farla tornare grande? No, non dimmi una cosa del genere, non l'accetterei proprio. Ah, mi sa che è l'unico modo. Ok, proverò a perdere. Io metto questo qui, sì, insomma, la X. Guardate, dovrei solo mettere la X qui, ma non ho far finta di perdere, la metto qui. Prova, hai vinto! Ho vinto! Alla faccia tua! Lara, oh no, davvero serviva questo per farti... ritornare grande. Perdente. Lo sapevo. Hai perso contro